Indovina chi adesso deve attaccare tanto a correre. Prendile, no? Iscrivetevi e lasciate like, oppure questa notte vi sveglierete e avrete un fantasma vicino a voi. Io vi ho avvertito. In più, like e iscrizione. Fortuna per 10 anni. What up raga, come state? Sono Alessandro ed eccoci tornati in questo nuovissimo vlog. Scusate se non urlo troppo, però gente a casa, vabbè. Siamo qui in questo nuovo vlog perché? Perché ho deciso di fare un prank a Sis. Probabilmente oggi sto anche registrando in contemporanea le 48 ore senza mangiare. Sto morendo, ve lo giuro, aiuto. Allora oggi tra un po' io mi vedrò con Sespo e mi è venuto in mente un prank da fargli. Ho ordinato questo dalla Cina. Più che altro mi sono fatto inviare dalla Cina, non l'ho comprato. Anche perché comprarlo non credo sia legale, perché adesso vi faccio vedere cos'è. È un prank che gli farò. Lo sapete, lui ha fatto il vlog in cui va per la prima volta a Gucci e si compra il paio di Gucci. Bene, se adesso riesco ad aprirlo, eccoci qua. Già avete visto, sicuro avete capito, anche perché l'ho detto prima. Mi sono fatto inviare da uno di questi siti cinesi che vendono robe finte un paio di scarpe di Gucci finte, come le sue. L'unica cosa, mi pare che lui, non mi ricordo se ha la tigre, io l'ho presa col serpente perché con la tigre non c'erano, però mi inventerò qualcosa, penso che le farò vedere tipo da lontano, non lo so, ci devo ancora pensare. Cioè, non vi dico nemmeno di andarci a comprare le cose su quei siti, io l'ho preso solo per fare il prank, probabilmente sarà una scarpa orribile, lasciate perdere, non vi metto nemmeno il link in descrizione, niente, non prendete queste cose, non ha alcun senso, io l'ho fatto giusto per il prank. Ve le faccio vedere un attimo, va? L'imballaggio peggiore che abbia mai visto. Eccole qua. Ah raga, io non c'ho nemmeno quelle vere, quindi non so se sono più vicine o lontane da quelle reali, non ne ho idea. Tanto il prank adesso sto già pensando un po' come farlo, non sarà un problema questo, quindi tranquilli. Eccoci, allora lo so, in realtà non sono male, cioè non c'ho idea se sono più vicine o lontane a quelle reali come ho già detto prima. Però hanno un odore tipo più di chimico, sono... non so che ci hanno messo. Imballaggio orribile, cioè manco una scatola, hanno messo le scarpe direttamente così. Fatto sta che sono praticamente... Oddio, c'è un odore, ve lo giuro, non le comprate. Fatto sta che sono praticamente uguali a quelle sue, proprio di colori e cose. L'unica cosa è lui c'ha la tigre qua e qua c'è la petta. Quindi devo inventarmi qualcosa, ho già in mente cosa fare, vediamo. Comunque raga, tra un po' quindi usciamo e andiamo da Sespo. Ok raga, direi che è ora di andare, anzi sono pure in ritardo come al solito. Ecco qui le scarpe, adesso me le porto dietro e vediamo come fare questo prank. Ok raga, allora siamo al centro. Sespo sta di là, sta facendo un casino, sta da Dolce & Gabbana, sta comprando gli occhiali. E quindi ho approfittato di questa cosa per stare fuori e vi spiego un po' che cosa ho pensato di fare. Ho scoperto che oggi lui si è messo proprio le Gucci, quindi è perfetto per fare il prank. Per questo dicevo che non ero sicuro se farlo o no, perché lui ha più paia di scarpe e quindi non so mai quando si mette quali e quali altre. E in più raga, lui sta facendo il video che si chiama dire per 24 ore solo sì. Perciò ho pensato raga, ci fermiamo tipo a un parco, una cosa simile, e io gli dico levati le scarpe, lui dovrà dire per forza di sì. Poi dirò tipo bendati o qualcosa, lui dovrà dire per forza di sì. Dopo che le switcho un attimo e vado lontano e tipo o gliele butto da qualche parte, per terra, nel secchio, cose varie, gli do fuoco, non lo so raga, ancora non so. Però adesso mi devo sbrigare, perché se poi mi vede che non sto più davanti a Dolce & Gabbana è un po' un casino, perché lui sta ancora dentro. Vabbè, ci vediamo dopo raga. Sto troppo felice che si è messo quelle scarpe e che sta facendo questo video proprio oggi. Sta venendo benissimo. Arrivati al Pincio raga, finalmente. Io non ce la faccio più. Il Pincio è nella posizione peggiore di Roma. Per arrivare qui 20.000 scale, sto prevagando 48 ore senza mangiare, quindi è improponibile. Mi voglio divertire un po' con te, perché te devi dire solo sì per 24 ore. Forse. No? Lo devi dire o no? Sì. Quindi ah, c'ho sonno. Fai una cosa, mettiti in piedi. Hai 3 secondi. No. Fai da solo. Salta. Mi sto pulendo un attimo il c***o da tutta l'erba schifosa che... Vai, vai. Seduto. E in piedi. Seduto. Attività fisica. Seduto. Ma la pancia. No, no. Seduto. Mi stai salendo il gelato, serio. Io non ce l'ho nemmeno il gelato nello stomaco. Ando al bagno. Seduto. Sto morendo. Ah, mi sei salito il gelato. Adesso ho un'idea. Seduto. Quindi adesso ti siedi. Aspetta, puoi dire solo sì. Ho detto un attimo, aspetta, mi ha risalito il gelato. No, cioè, no, qualsiasi no. Cosa tu risponde sì. Che hai mangiato oggi a cena? Sì. 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 Seduto quindi. Dai, ti do una mano perché sono un bravo amico. Oh, belli sti occhiali, eh. Quindi li posso provare. Oh, ma l'hai già provati? No. Ma sì. Cosa? Forse. Che hai detto? Però aspetta. Hai detto sì. Prendili così. Oh, perché me... Prendo da qua, prendo rovina. Da... Vabbè dai, questi no perché sono nuovi. Sono nuovi. Però sai cosa mi piace del tuo outfit? Le scarpe. La mia faccia. Le scarpe. Quindi le posso provare. Quanto porti piede? 42 e mezzo. Quanto porti te? 42, 43 pure io. E allora? Non c'è scritto. Guarda caso. Sono 47. E vabbè, le voglio provare comunque.
No, c'è scritto Alessandro Montesi non può mettere ste scarpe. Strano. Vabbè, però mi pare che te puoi dire solo sì, quindi mi sembra che... Cioè, no, le voglio provare per il vlog. E per... Non te le sei mai provate? Eh no. Faccio il video prima volta che indosso scarpe Gucci. Dai, vai, anche l'altra che è una sola, scusa. No, solo te le do solo perché si sta bene a piedino. Non ci provare. Mi stai odiando. Ma tu che bello sto video. Ne devi fare più spesso di video così. Datti uno schiaffo. Più forte. Ok. E adesso voglio fare un gioco con te. Bendati e io... Dove minchia la trovo? Faccio... Benda. E allora copriti con la maglietta e io te le nascondo. E le devi trovare. Tanto non più lontane di 20 metri. Minchia, va bene. 20 metri di diametro. Oh, questo coso verde, vedi questo cerchio? E soprattutto se si avvicina un rosario ti devi correre a prenderle. Ok. Aspetta, però no, aspetta, senza che mi bendo. Promesso. Giro. Senza, mi giro e sto su, così. Quindi proprio... Come, scusa? Quindi raga, pensiamo dove nascondergliele. Non ti girare. Ok raga, sono andato a mettere qua dietro. Sta là. Devo sbrigare raga. Queste che sono le sue gliele rimettiamo dentro. Raga, quello che farò adesso è praticamente... Gli darò fuoco da lontano e poi gliele butto nel secchio. Ovviamente quelle finte che ho comprato. Che figata che ha fatto sto video di dire sempre sì, così il prank è venuto perfetto. Vediamo se è ancora girato. Ecco l'accendino che ho appena comprato da un bangla. Bro, girati, sbrigati, prima che le rubano. Faccio una cosa, te riprenderai, tipo in prima persona. Scalzo. Come vuoi, se no non le cerchi. Dai, serio, sto scalzo non mi va. E per forza le devi cercare. C'ho i calzettoni bianchi, mi si sporcano fra 10 secondi. Devi cercare. Le vuoi cercare quindi? Mi pare che hai detto di sì. Com'è che oggi sei così? Dici sì a tutto? Molto strano. No, serio, dove sta? Cerca, tieni, riprendi te. Dai, sto pure scalzo. Dai, no. Ma che mi bruci? Oh, che cazzo fai? Che cazzo fai? Dai. Ma sei... L'altra sta là. Se vuoi sbrigarti. Dai. Ma sei... No, rit... Dai, ma perché altro? Indovina chi adesso deve attaccare tanto a correre? Io. Dai, che cazzo fai? Ma che sei? Vabbè, riprendile, no? Reggimi il telefono. Reggi. Ma riprendile, no? Dove sta? Oddio. Oddio, io l'avevo nascosta sempre là. Dai, dove stanno? L'hanno rubate. Hai rotto il c***o. Che video di m***a. Ci ha creduto, ci ha creduto. Lui che no, dice sempre creduto. Non ci ha creduto. Dai, ma uno e ti brucia scarpe Gucci e da prendere. Ma le lasci qua dentro? Ma tu pensavo mi stai per dare una pizza. L'ho vista, ha fatto così. Ho detto aiuto, mi ha aggredito. Sono minorenne. Io sono minorenne. Non mi toccare. No, serio, dove stanno le scarpe? Forse nel mio zaino. Ma vaffa. Ce l'hai sempre avute lì. Madò, raga, quanto sono felice che ha funzionato. Oh, com'è stato essere prankato? Niente, perché tanto sono rovinate. Tanto me dovevo cambiare. Non ci provare. Sono le tue scarpe preferite. Raga, se siete di Roma, in quel secchio ci stanno un paio di Gucci Fit. Se le volete prendetele. Cioè, ma te ti sei comprato le Gucci Fit? Me le sono pure fatte inviare gratis dal sito. Ti sei divertito oggi? Devi dire sì. Sì. Ah, ok. Il prank è bellissimo, oh, raga. Lasciate like. Bro, però c'è un problema. Me le devi ridare. Mi servono per la miniatura. Quindi me le ridai. Che bello che devi dire solo sì, raga. Bene, raga, allora. Spero vi sia piaciuto questo. Sto a parlare ancora. Cioè, raga, è una cosa pazzesca. Sono appena tornato a casa. Io lo dico, sto ancora facendo il video non mangiare per 48 ore. Ma non so quale uscirà prima di questi due video. Ma, raga, è veramente dura e difficilissima. Poi, non so. Raga, il prank è venuto una... bomba, ve lo giuro, è uno dei prank che mi è riuscito meglio ultimamente. Anzi, forse quello che mi è riuscito meglio è quello della vernice. Oh, oh mio Dio! Visto? Cioè, quello era fighissimo. Iscrivetevi e lasciate like, oppure questa notte vi sveglierete e avrete un fantasma vicino a voi. Io vi ho avvertito. In più, like e iscrizione. Fortuna per 10 anni, cioè una cosa provata scientificamente. Siamo 300.000, sì, questa è una cosa fighissima. Vi faccio vedere 300.000 iscritti. Cioè raga, davvero, grazie mille, non ve lo dico spesso, però vi devo troppo ringraziare. Vi voglio un botto bene, grazie mille. Cioè senza di voi io non ero niente. Invece sono strafelice. Grazie, venite qua.
vi amo, grazie mille. Quindi adesso direi che è partita ufficialmente la road to 400k. Dai che ce la facciamo, ultimamente stiamo salendo un botto veloci. Comunque raga, spero che di nuovo questo prank vi sia piaciuto e tutto quanto. Andate su Instagram, noi ci vediamo con un prossimo video che uscirà fra 2 giorni, perché sì, un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, lo sapete ormai. Goodbye ed enjoy raga.